Ari, buon pomeriggio. Giusto perché parli sempre dei tuoi libri, vi presento il mio primo libro, Black Romeo, storia d'amore, come dire, interetnica, il cui titolo è stato molto molto imitato. Andai anche al Salone di Torino con il primo editore, fu una bellissima esperienza. E poi vi ricordo Il delitto dell'orgiata. Tutte cose che potete ricevere da me, basta chiederle perché questi ormai sono fuori catalogo e quindi. Oggi parliamo brevissimamente del fegato. Voi sapete che il mio nuovo libro, Il mostro di Firenze ritorna dal futuro, è in libera lettura fino a una certa pagina e si interrompe proprio all'altezza del fegato. Ora, perché si parla tanto del fegato? Perché alcune vittime maschili furono colpite lì. Oggi mi è capitata una cosa strana che sono ancora un po'. Però, insomma, ogni difficoltà mi ringalluzzisce. E allora, voi sapete chi era Gigi Meroni? No, non lo sapete. Pochi lo sapranno. Un calciatore che aveva giocato anche qui, a Genova, era hippie. Sembrava il quinto Beatles, simpaticissimo, andava in giro con una gallina, capelli lunghi, un vero hippie, un vero libertario, giocava negli anni 60. Ebbene, Gigi Meroni un bel giorno muore in un incidente stradale, viene investito. È una storia molto particolare che vi invito ad approfondire, perché poi colui che lo investì, andate a cercare chi non la conosce perché veramente la vita e la morte non finiscono mai di stupirci. Bene, bene. Lo seppelliscono naturalmente con tutti gli onori, ma uno psicopatico, uno squilibrato, trafuga il cadavere e asporta il fegato. Questo avvenne nel 1967. Colui che lo fece, andate a guardare. Se comprate il libro, forse c'è un motivo per cui le vittime maschili vengono colpite con ferocia, alcune di loro, quelle che erano nella posizione di essere colpite, e colpite proprio in certi punti. C'era un motivo per colpire anche gli uomini, magari, altrimenti li avrebbe sparati e li avrebbe lasciati lì, mi pare. Non c'era alcun motivo di infierire una volta appurato che erano morti, ed erano morti, al massimo da una coltellata. Non ti metti a fare delle sculture intorno a certe parti, no? Del corpo. Quindi, ragazzi, andate avanti, scrivetevi. Questo sarà un mantra, se no non si può andare avanti. Il mio angelo custode mi ha detto: no, non è giusto, Carmen, hai sempre fatto tanto, dai le tue idee, sei una persona così generosa, non fai convegni. Non hai protettori, non hai padrini, però bisogna che insomma lavoriamo tutti insieme, se no non facciamo neanche la famosa diretta. Ciao ciao!